Tutta Europa è alle prese con caldo e grande siccità, ci si misura con divieti eccezionali e una penuria d'acqua epocale che mette in ginocchio l'agricoltura e in difficoltà il turismo. Dalla Romania alla Spagna, la metà del territorio del vecchio continente, dice uno studio della Commissione, è a rischio. Questo contadino rumeno è impotente davanti al disastro. Non c'è niente che possiamo fare. Ognuno di noi dovrà capire da solo cosa fare. E il mais è secco, tutto è secco. Non ci sarà mais, nemmeno un quarto. Alcuni possono raccogliere qualcosa di qua e di là, ma molto poco. In Italia il 2022 è finora l'anno più caldo dall'Ottocento. I danni all'agricoltura ammontano per Coldiretti a 6 miliardi di euro. In pratica il 10% della produzione nazionale è distrutto. Il raccolto di mais e foraggio è dimezzato. Non ti so quantificare la perdita economica proprio perché, ti faccio l'esempio stupido, i concimi che noi usiamo sono passati da 40 euro a 120 euro a quintale. Quindi dobbiamo capire il mercato, quel po' di riso che c'è, quanto ce lo può pagare. In Francia tutto il paese è in allerta siccità, è la più severa di sempre, ha detto la prima ministra Elisabeth Borne. Nel sud-est del paese, in 100 comuni dal rubinetto non esce più l'acqua potabile. Anche più a nord, nella regione dei Vosgi, l'acqua del rubinetto non si può bere. Quello che mi preoccupa è che ci è stato dato uno stop per un minimo di 48 ore, ma non so poi quanto durerà. In effetti, non ho altra acqua. Dovrò far bollire un po', se necessario, quella che ho e poi metterla in frigo. Ma ci vuole del tempo. Potrebbe diventare complicato se dura a lungo. Ovviamente la penisola iberica, ma anche più a nord, Germania, Polonia, Ungheria e Slovenia stanno facendo i conti con i disagi da siccità.